Nei giorni scorsi ho partecipato ad alcuni eventi all'aria aperta, che hanno radunato un po' di persone, belle persone, accomunate da una grande voglia di libertà, intelligenti, che prima forse erano nascoste nel gregge e nel logorio della vita moderna. Sì, certo, intelligenti per me. Per gli odiatori seriali sono solo dei complottisti e irresponsabili. E proprio per questo ho iniziato il mio discorso così. Cari irresponsabili, Cari irresponsabili, cari irresponsabili. oggi sono qui a celebrare il vostro funerale. Certo, è un funerale preventivo perché fra 10-15 giorni sarete tutti morti, lo sapete, no? Dovreste saperlo, anche perché è un anno e mezzo che vi dicono che fra una settimana morirete, quindi dovreste saperlo. Ma tranquilli, non sarete soli. Abbiamo preparato un luogo apposito, una fossa comune, e vi metteremo insieme a quei poveri 30.000 che hanno festeggiato l'Inter a Milano, i 20.000 per la Coppa Italia a Napoli, poi gli altri 1.000 per Maradona, ma anche insieme ai 2 milioni del mese scorso a Londra, o ai 4 milioni di agosto dell'anno scorso a Berlino. E che dire di tutti quelli che a marzo dell'anno scorso sono scappati in treno ad infettare il sud e poi in tutto il sud ci sono stati meno contagi che nella sola Lombardia? Contagi, 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 contagi. Quindi tranquilli perché morirete insieme a loro. E sono tutti morti, eh? Tutti morti di stanchezza. Oggi abbiamo imparato che la mascherina riesce a bloccare il coso dell'influenza, ma non quello del nuovo coso. Che poi a marzo dell'anno scorso io già mi chiedevo, ma la gente era terrorizzata perché gli ospedali erano pieni? O gli ospedali erano pieni perché la gente era terrorizzata? L'avevo detto già nel mio primo video. In questo anno e mezzo ho visto cose che voi umani e disumani e complottari e negazionari non potete nemmeno immaginare. Ho visto uomini che durante il lockdown si sono fatti passare per camionisti per non stare a casa con le mogli. Questo mio amico ha comprato un camion di 150.000 euro, faceva Bologna-Milano tutti i giorni. Aveva anche la bolla accompagnamento, trasporto pandemico. Ho visto 8.000 persone in fila all'open day della Fiera Bologna fare a spintoni per entrare come pecore all'ovile, ma responsabilmente. Ora lo capite perché si chiama immunità di gregge? Ho visto un gregge che rispetta le regole applaudire in TV gente che non rispetta le regole. Ho visto applausi a sanitari che ballavano Gerusalemme in divisa dentro gli ospedali vuoti. In questo anno e mezzo ho visto forze dell'ordine. Ho visto forze dell'ordine. Ho visto forze dell'ordine. Anzi, forse dell'ordine. 40 uomini al pub Halloween per far chiudere una birreria. 100 uomini per notificare una sanzione amministrativa a una torteria. Ma vi rendete conto che se quelli che sono stati messi in campo adesso fossero stati presenti anche prima, oggi vivremmo tutti con le porte aperte? Sono quelli che hanno giurato sulla Costituzione, poi vanno in giro a fare multe anticostituzionali. Sono quelli che non avevano i soldi per la benzina, ma adesso hanno i droni per dare la caccia ai delinquenti che portano fuori i cani. Capito? È un mondo capovolto. Ma vi sembra normale che nella zona rossa è più rischioso andarsi a comprare una birra fresca che rimediare un pezzo di fumo? È un mondo capovolto. Prima, quando andavate in banca, venivate scansionati come potenziali rapinatori. E adesso, se entri che non hai la maschera, ti cacciano fuori. Oggi viviamo sui social e i posti più a social sono proprio i social. Ci sono gruppi di migliaia di odiatori seriali che in questo momento vi stanno augurando il peggio. Siete tutti senza mascherina, quindi. Dove leoni da tastiera ridicolizzano medici, ricercatori e premi Nobel. Logicamente però nel pieno rispetto delle norme della community. Social che sono diventati veri e propri stati con proprie regole e censure totalitarie, peggio dei peggiori stati. Oggi viviamo in un perverso gioco di parole. Prima chi aveva in sé l'agente patogeno di una malattia, ma non aveva sintomi, era un portatore sano. Adesso è un malato asintomatico e deve essere isolato. Adesso rischiamo la terza ondata del coso perché la gente non rispetta le regole, ma abbiamo debellato l'influenza stagionale perché la gente rispetta le regole. Se non l'avete capito, non l'ho capito neanche io. Poi si sono inventati il tampone molecolare, un cotton fioc infilato 12 cm dentro il naso per scovare qualcosa che i NAS trovano sulle maniglie degli autobus. E per prenderci per il culo in mondovisione si sono inventati il tampone anale.
E mi sono chiesto, ma se sono positivo nasale e negativo anale, cosa sono, una pila? E mentre ci prendevano per il naso, e anche un po' per il culo, a settembre ci hanno fatto votare un referendum inutile, ma poi a febbraio ci hanno vietato di andare ad elezioni. Per paura dei contagi. Cioè, capito, lo hanno fatto per la nostra salute. Mentre invece il popolo degli ecuadoriani in Italia è andato ad elezioni il 7 febbraio. In Italia, a Roma, Milano, Genova, Torino. E non solo, sono pure andati al ballottaggio l'11 aprile. E lo stesso 11 aprile hanno votato anche i peruviani, con secondo turno il 6 giugno. Cioè, qui possono votare tutti fuori che noi. Qui possono votare tutti fuori che noi. Ma lo fanno per la nostra salute, eh? A marzo dell'anno scorso questo coso era sconosciuto, però a dicembre magicamente il siero era sicuro. Siero che è arrivato in pompa magna, scortato come un capo di Stato, refrigerato perché doveva stare a meno 80, e poi adesso che ve ne siete dimenticati, ve lo iniettano al parcheggio, in spiaggia, sotto il sole. Avete presente la finestra di Overton? Bene. Adesso ci hanno messo anche le tendine. Applauso finto, grazie.